magari non di subire una condanna, ma di subire intanto il sequestro della nave, intanto un arresto, che sono evidentemente già misure pesantemente afflittive, anche solo per la perdita economica, anche solo per lo stigma sociale, anche solo per il fatto che bisogna nominare un avvocato e affrontare un processo penale. Ora, non ci sono state condanne perché? Non ci sono state condanne perché il contesto marittimo è un contesto particolare, è un contesto nel quale ci sono convenzioni internazionali fin dall'inizio del Novecento, che hanno iniziato a introdurre dopo il Titanic, dopo il naufragio del Titanic, si sono iniziate a approvare, a firmare a livello proprio mondiale convenzioni internazionali che obbligano tutti i comandanti delle navi, anche le navi private, a intervenire non appena ricevono la notizia di un'imbarcazione in distress nei propri vicino alla propria zona di navigazione. Quindi esiste questo obbligo a livello internazionale rivolto direttamente ai comandanti, e questo ha fatto sì che in tutti i casi in cui le ONG venivano accusate di appunto favoreggiamento di navigazione irregolare, in realtà poi i giudici penali, a volte anche gli stessi pubblici ministeri che hanno archiviato, abbiano sostanzialmente riconosciuto l'esistenza di una causa, quella che si chiama tecnicamente causa di giustificazione, cioè l'obbligo di salvare le persone in pericolo prevale sul reato che pur materialmente viene configurato. Lo spiego appunto delle cause di giustificazione, questo è un aspetto tecnico, però questo meccanismo di prevalenza dell'obbligo di salvare rispetto al reato ha fatto sì che tutti questi processi alla fine venissero archiviati o ci fosse, come nell'ultimo caso quello del Vento, forse avete sentito parlare di recente, ci fosse una sentenza di non voler procedere, quindi non si arrivasse al dibattimento vero e proprio. Resta però il problema che al di là dell'esito dell'indagine penale, al di là dell'esito di questi procedimenti, ci troviamo di fronte a norme troppo ampie, ci troviamo di fronte a norme sono costruite come rete a maglie troppo fitte, prendono su tutto, non distinguono le condotte che producono maggiori danni, le condotte più cariche di disvalore, quelle delle reti dei trafficanti veri e propri, da quelle di chi magari occasionalmente presta aiuto, un aiuto che si concretizza nel favorire un ingresso regolare. Con questa distinzione la legge italiana, le leggi europee che aderiscono a questo modello, non sono in grado di farlo. Da qui nasce l'idea della overcriminalization, l'idea di ricercare meccanismi che consentano di contrastarla. Quindi quei due o tre suggerimenti conclusivi quando tirare le fine nel libro, come rigenire questo gomitolo? Ma allora sì, dunque si può, però andiamo molto nel tecnico. No, io una cosa che. Magari poi ci arrivo, però non voglio anche esaurire. Aggiungo soltanto un ultimissimo elemento, ma proprio un minuto, perché sennò poi si pensa che queste sono questioni che riguardano soltanto l'ONG in mare, i soccorsi, soprattutto in Italia. Non è solo quello, e l'introduzione del libro. Il libro si apre proprio raccontando un caso che ha avuto origine a Bologna, cioè l'aeroporto di Bologna, non so se ne hai parlato tu, ma che ha avuto origine all'aeroporto di Bologna e che quindi dà un senso anche poi a un'indagine che nasce qui, che è il caso di una donna proveniente dal Congo, una donna richiedente asilo proveniente dal Congo, che arriva all'aeroporto di Bologna nell'estate del 2019 portando con sé la figlia e la nipote. Hanno documenti falsi, non potrebbero entrare sul territorio italiano, hanno documenti falsi che vengono immediatamente individuati come falsi dalla polizia di frontiera, e questa donna viene arrestata, anche qui immediatamente una misura afflittiva, privativa della libertà personale, con l'accusa di favoreggiamento di immigrazione irregolare per aver tentato di introdurre sul territorio italiano la figlia e la nipote che viaggiavano con lei. Questo caso poi ha avuto tra l'altro una parabola estremamente interessante che si collega un po' allo stimolo che mi davi tu, cioè una parabola che in qualche modo ha portato a contestare, come spesso accade da un piccolo caso, ha portato a contestare tutto questo impianto di macro-incriminazione creato a livello europeo, perché questo caso è stato portato prima alla
devo dire grazie in parte alla bravura degli avvocati, l'avvocata che ha seguito questa vicenda, qui presente, per la prima fila, e allo stesso tempo però devo dire, perché è giusto dirlo, la bravura dell'avvocata, ma devo dire anche grazie alla sensibilità della giurisdizione bolognese, che ha saputo ascoltare questi argomenti, non era assolutamente scontato. Il caso è arrivato prima alla Corte Costituzionale, che nel 2022 ha ridotto fortemente le pene previste per questo tipo di condotte, cioè ha cancellato l'aggravante che si applicava ai casi di favoreggiamento con documenti falsi. Questa donna, per aver provato a favorire il caso della figlia della nipote, rischiava una pena fino a 15 anni di reclusione. L'aggravante che portava la pena a questo livello è stata cancellata in quanto sproporzionata dalla Corte Costituzionale. Poi il caso è tornato al Tribunale di Bologna. A quel punto, davanti a un altro giudice, perché è diventato un reato meno grave senza aggravante, quindi è cambiato il giudice. Da questo punto, con grande caparbietà e ostinazione, lo stesso avvocato, la stessa avvocata, è riuscito ad ottenere che il nuovo giudice sospendesse nuovamente il processo e questa volta lo mandasse non più alla Corte Costituzionale a Roma, ma alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di Lussemburgo, che settimana prossima, 18 di giugno, si riunirà in grande camera, in un'udienza di grande camera, proprio per decidere il problema della sproporzione di questo reato, che è il reato italiano, ma ancora prima delle norme europee che impongono a tutti gli stati di avere questo reato, perché è chiaro che qui non si può lavorare solo sui singoli ordinamenti, nessuno stato ci può sottrarre all'obbligo di punire questi reati perché andrebbe contro una procedura di infrazione a livello europeo. Quindi è un problema statale, ma è soprattutto un problema europeo. E quindi la Corte di Giustizia settimana prossima sarà proprio chiamata a decidere, a partire da questo piccolissimo caso bolognese, una questione che però potrebbe poi impattare sulle ONG e su qualsiasi altra forma di favoreggiamento altruistico, diciamo, che si venga a realizzare nel mondo. Poi facciamo. Grazie. Nel senso che bisogna poter muovere le acque. Una settimana fa nel territorio della città metropolitana abbiamo visitato la presidente della Mezzala San Poker Italia e raccontava nella quotidianità di Open Arms effetti, infatti, dei cortocircuiti normativi che sono stati adesso evocati da Stefano. Passo la parola a Nazarena e poi vediamo assieme se fare due giri o aprire e fare due giri insieme ai partecipanti. Grazie ancora. Allora, io ho fatto comodo, anzi mi premetto... Come sempre. No, quasi sempre, non sempre, non ci riesco sempre. Premetto una cosa, quando ho visto il libro di Stefano, che è un po', ho detto sì, bello, poi insomma, mi occupo di diritto dell'immigrazione da tanti anni, dico, ho pensato, intanto lo giro alla rivista per una recensione e l'abbiamo già chiesta, per cui il primo compito fatto. Poi ho pensato, lo compro, lo metto nella mia libreria, però difficilmente lo confesso, Stefano. Ho pensato, lo leggo, perché non sono una penalista, perché io sono di diritto di immigrazione per quanto riguarda permessi di soggiorno, asilo, cittadinanza, cose civili, diciamo, non il penale, non ne so nulla, tant'è che quando in questo campo, in questo settore, trovo delle difficoltà, mi rivolgo all'avvocata Francesca Cancellara, che è qua davanti. No, l'artefice, diciamo, Cesare, quello che è di Cesare, la per adesso positiva conclusione del caso che ci raccontava Stefano prima. Dopodiché mi è stato chiesto da un altro amico di fare la presentazione e ho accettato per amicizia, per la verità, e mi sono messa a studiare, era un impegno
quasi professionale. Ha vinto questa reazione. In realtà, man mano che ho studiato, guardate... No, è sottolineato, qua ci sono tutti i miei appunti. Mi sono entusiasmata, perché nonostante io non ne capisca quasi nulla, se non nulla di penale, intanto sono stata catturata dalla bellezza del linguaggio, va detto anche quello, perché quando ti approcci a una a qualsiasi libro, ma a maggior ragione se è un libro giuridico scritto bene, con proprietà di linguaggio, anche le questioni tecniche più complicate, anche chi non è della materia riesce a capire bene. E questo è un pregio, secondo me, importantissimo, di questo grazie a tutte e due che ho dato l'obbligo occasione di imparare tante cose, oltre alla chiarezza espositiva che in parte ha già rappresentato. Quello che mi ha colpito cos'è sostanzialmente? Che ho ritrovato nella descrizione, nell'analisi dell'indagine giuridica che Stefano ha fatto di questo reato, questa fattispecie penale, di questo reato molto brutto di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, ho trovato conferma di quella che è l'esperienza di noi avvocati e avvocate che si occupano di diritto dell'immigrazione, cioè di come questo reato sia paradossalmente, mi ero fatta degli appunti, non mi sto seguendo, per cui quando fermate di parlare vedete che vengono da tutta un'altra parte. Questo reato, secondo me, passato le chiavi, non sempre qua fino a mezzanotte, è l'origine, ma anche la conseguenza dell'approccio sbagliato che si ha alla questione migratoria. Perché dico questo? Perché è un reato che è il reato presidio delle frontiere. Cioè io Stato che ho questo diritto, e anche qua si potrebbe fare un altro incontro, è un po' la possessione, se c'è davvero una legittimazione al diritto, la dico forte, al diritto degli stati di presidiare le proprie frontiere, però questo ci porterebbe non una capacità di entrare nel merito di questa cosa, però il reato, questo articolo 12 del testo unico di immigrazione, è sicuramente un reato a presidio delle frontiere. E da lì, Stefano l'hai detto, quando è nato per impedire, per tutelare le persone, il libro lo stesso, per tutelare le persone, per impedire il traffico di esseri umani, cioè per cercare di bloccare il mercato criminale che quando chiude le frontiere adesso è diventato il fine dell'approccio al fenomeno migratorio, nel senso che questo presidio delle frontiere attraverso questo reato, attraverso tutta la politica di esternalizzazione delle frontiere, cioè di delega ai paesi del nord, dell'Africa, ai paesi con i quali o l'Italia o l'Europa fa degli accordi in materia migratoria per bloccare le persone straniere che vorrebbero entrare in Europa o in Italia, è di fatto la conseguenza di questo reato presidio. Cioè insieme l'articolo 12, questo articolo 12 del testo di immigrazione, va di pari passo con tutti i provvedimenti che sono tantissimi di esternalizzazione delle frontiere, cioè di delega che l'Europa dà ai paesi per bloccare le migrazioni irregolari. Voi potete dire, vabbè, fino a qua ci sta, perché se lo Stato ha dei confini è giusto che li protegga. Qual è il dato che manca?
Il dato che manca è che rispetto a un fenomeno migratorio mondiale inarrestabile, storicamente inarrestabile, quello che manca e viene fuori moltissimo dal pubblico Stefano, e per quello che io l'ho amato anche molto, oltre alla comprensione, alla chiarezza espositiva, quello che manca è l'altro corno della questione, cioè il canale regolare progresso. Per cui tutta anche la produzione giurisprudenziale, tentativi di normativa, legislativa del legislatore di stringere, allargare, restringere, soprattutto restringere la possibilità di salvarsi dall'accusa di questo reato, e penso non solo alle ONG, penso anche agli scafisti, quelli che io capitano, peccato per chi non l'ha visto, perché è veramente emblematico di quello che è, di quella che è la realtà, e alla fine si scontrano di fronte all'ipocrisia del legislatore italiano, come del legislatore europeo, di non consentire degli ingressi regolari. Svela anche, secondo me il libro lo svela in moltissimi passaggi, l'ipocrisia del legislatore, che appunto anche dell'ultimo legislatore, ma non solo dell'ultimo legislatore, questo è particolarmente feroce dal mio punto di vista, però quello di combattere su tutto il globo terrestre il traffico di esseri umani, peccato che appunto non apra dei canali effettivi e regolari di ingresso, non solo per motivi di lavoro, ma neanche lontanamente nella mente del legislatore di prima, ma anche di adesso, c'è anche aprire dei canali regolari per motivi di asilo, per esempio. Per cui queste mancanze, io le ho questi vuoti che spiegano anche questa criminalizzazione, questa sovracriminalizzazione di tutti coloro che cercano di impedire la penalizzazione, la criminalizzazione, la repressione delle persone che cercano di entrare, l'ho trovata molto pericolosa, perché non so tutto se è suggestionato da quella che è l'esperienza, ma io mi sono segnata molti passaggi del libro dove questo vuoto nella gestione della questione migratoria è evidentissima e spiega non solo la retorica politica, ma spiega anche questa sovracriminalizzazione. Perché poi mi ha colpito il libro? Perché parte dalle persone. Non a caso già nell'introduzione c'è il caso su E, intanto non possiamo dire il nome perché la privacy, bla bla, questo caso appunto è bolognese, ma ci sono molti altri casi che durano molto nel libro, e secondo me questo porta a un'altra riflessione, un'altra suggestione che io ho avuto nella lettura del libro, che il tentativo, appunto, da una parte c'è questa chiarezza dell'ipocrisia del legislatore, di questo concentrarsi sul reato presidio delle frontiere, dall'altro il tentativo di bilanciarlo con i diritti fondamentali, perché anche la questione cannabis qui di ingresso ha a che fare con i diritti fondamentali, sia che parliamo di lavoro, sia che parliamo a maggior ragione dell'asilo politico inteso in senso generale. Il tentativo, secondo me, è pregevolissimo, che tu fai cercare di trovare anche nella giurisprudenza il bilanciamento tra questa volontà repressiva criminalizzante e il rispetto dei diritti fondamentali, ed è evidentissimo quando parli appunto della causa di giustificazione, non so se si chiama così, la scriminante umanitaria rispetto al reato di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare per i familiari, che però
va caso per caso, non sempre viene riconosciuta e quando viene riconosciuta per il nucleo familiare stretto. Se io sono cugina che è in te, ma anche quello mio avviso non basta, perché anche la comunità di appartenenza della persona che vuole entrare in Italia soprattutto perché il Brasile, ma anche per vivere, per lavorare, per esercitare il diritto al lavoro, che per me è un diritto fondamentale, anche la nostra Costituzione lo definisce tale, nel momento in cui uno della comunità che è già qua aiuta, i casi su quelli afghani, molti di loro sono accusati di questo reato anche qua a Bologna perché hanno aiutato persone della loro comunità ad entrare sul territorio italiano, magari poi per andare anche in altri paesi dell'Unione Europea. Perché non può essere riconosciuta questa causa di giustificazione umanitaria intesa in senso lato? Per cui alla fine, non so dove lo voglio finire, però il tentativo che tu fai di bilanciare appunto questa criminalizzazione con la prevalenza o della causa di giustificazione umanitaria o dell'obbligo, ne parlavi a proposito delle ONG, delle navi e di salvataggio del Mediterraneo, della prevalenza dell'obbligo di salvare rispetto al reato, che ovviamente non esiste perché se qui è un obbligo di salvataggio, il reato non può esistere, però la difficoltà che ho trovato io è a coniugare sempre, a bilanciare sempre la criminalizzazione con il rispetto dei diritti fondamentali, che non è affatto scontato. E allora mi chiedo, ma è una domanda molto retorica, quale possa essere la soluzione, se non un cambio di parte di governo, ma questo purtroppo non è solamente l'attuale governo che fa una politica tendenzialmente di questo tipo, cattivo come l'attuale governo, io non ne ho memoria, però anche gli altri non è che si sono comportati proprio bene, perché l'articolo 12 del testo unico di immigrazione c'è non da oggi, c'è da sempre. Allora quale può essere la soluzione? È sufficiente la battaglia giudiziaria? La battaglia giudiziaria, se arriva come nel caso di E, il caso bolognese, se arriva alla Corte Costituzionale che riduce